Consigliere Lebro, oggi l'approvazione del bilancio. Sì, oggi sono stato definito populista perché ho chiesto con alcuni emendamenti di abbassare le tariffe dell'ente città metropolitana. Oggi era possibile con questi emendamenti di abbassare l'IPT, di abbassare la TESA e di abbassare l'RC auto. Il Consiglio ha ritenuto di bocciarli in maniera assolutamente strana, perché in effetti la città metropolitana ha più di 20 milioni in avanzo di cassa da poter utilizzare. Si è scelto in maniera anomala di fare spese di investimenti quando noi col consuntivo avremo a disposizione circa 400 milioni di euro e si è scelto di non abbassare queste tasse. Credo che sia una cosa inverosimile. Sappiamo qual è purtroppo il tasso di evasione dell'RCA, come sappiamo per l'IPT, che è la tassa che i cittadini pagano quando acquistano un'auto, come potesse essere utile aiutare quei cittadini che comprano macchine ecologiche tipo quelle elettriche, ibride o comunque Euro 6. Non si è voluto fare in maniera anomala, come non si è voluto abbassare la TESA, che è una tassa che viene aggiunta a quella di rifiuti da parte dei cittadini. La questione è veramente anomala, perché noi avremo delle risorse a disposizione, il Consiglio poteva tranquillamente prendere questa direttiva, non ha voluto farlo, preferisco essere definito populista e chiedere di abbassare le tasse. In più, in maniera veramente anomala, si è proceduto, come negli altri consigli, a stilare un elenco di contributi assurdi, cioè questa stessa città metropolitana è uscita dal Consiglio di Amministrazione di Città della Scienza perché, a detta del sindaco metropolitano, la città metropolitana non doveva dare dei contributi, ma oggi diamo contributi ai singoli comuni o a singole associazioni di determinati comuni senza avvisi pubblici, secondo me non facendo giustizia di quello che poteva essere su ogni caso specifico di avvisi pubblici aperti a tutti. Credo che sia questo inverosimile, ho votato contro questo bilancio, mi resto all'opposizione di un consiglio che non vuole e di un sindaco metropolitano che preferisce in maniera anomala non abbassare le tasse che furono alzate, lo dico con molta forza, in un momento drammatico per l'ex provincia quando si trovava in dissesto. Oggi questo spettro del dissesto non c'è, abbiamo i due avanzi di bilancio, quello di 22 e il prossimo dopo il consuntivo di 400, si è fatto questa scelta, ben venga che chi è da parte dei cittadini venga definito populista.